Ecco, lei ha detto teniamo alta l'attenzione perché comunque le piogge non sono finite, ce ne saranno nei prossimi giorni. Beh, ci saranno e soprattutto non saranno magari intense da quel che ci dicono le previsioni come quelle che ci sono state, però produrranno danni, visto considerato che ormai il potere di imbibizione, il potere di assorbimento del terreno è zero, quindi la pioggia che cadeva lunedì, martedì, all'inizio veniva assorbita dal terreno, la pioggia che cadrà giovedì non è assorbita dal terreno, va subito, come si dice tecnicamente, in ruscellamento, cioè raggiunge subito i corsi d'acqua. Quindi noi, per noi il Veneto è ancora in allerta, continuiamo a seguire l'attenzione e l'unità di crisi con l'assessore Bottacin verrà chiusa. Io ho fatto il decreto di apertura e farò il decreto di chiusura quando ci sarà il sole che splende e arriverà il freddo. Quante sono le forze sul campo in questo momento? Le forze sul campo, nella sola provincia di Belluno stiamo parlando di più di 1500 persone. C'è l'esercito? C'è anche l'esercito, il Genio è partito ieri sera su richiesta che abbiamo fatto al Dipartimento della Protezione Civile ed è arrivata questa notte ed è stato dirottato sulla Gordino. La colonna mobile regionale della Lombardia è stata dirottata nel Comelico e la colonna mobile regionale dell'Emilia Romagna nel Feltrino. Ovviamente poi ci sono tutti i nostri volontari, quelli del Veneto. Cosa ci si deve aspettare nelle prossime ore e poi anche nei prossimi giorni? Ma adesso ci sarà qualche ora di tregua e poi ci saranno ancora piogge, sono stimati 100 mm per la giornata di giovedì, sono pochi in assoluto, però considerando la situazione che c'è soprattutto nel bellunese siamo preoccupati.